Buongiorno, mi chiamo Luca Casalena e da più di 15 anni mi occupo di innovazione applicata al settore dentale. Oggi sono qui per presentarvi un corso sull'eccellenza professionale extraclinica. Il razionale di questo corso nasce dal contesto ambientale. Oggi, più che mai, lo studio dentistico è una piccola azienda. E il dentista non può limitarsi a sviluppare competenze solo nell'ambito clinico, ma deve farlo anche nella comunicazione, nella digitalizzazione e nella gestione in senso lato. Il tutto in un contesto sempre più complesso. Se volessimo creare una metafora rappresentativa dello studio dentale, paragoneremmo lo studio dentale ad una nave in un mare in tempesta, dove per salvarsi la nave deve conoscere il porto di arrivo, la propria posizione e tracciare una rotta che nel più breve tempo possibile possa metterla in sicurezza. Questo porto di arrivo per il dentista sono gli obiettivi clinico-professionali, così come indicati dal codice deontologico, che prevedono da una parte l'alleanza terapeutica con il paziente e dall'altra la comunicazione come strumento di cura. E il corso approfondisce due aspetti chiave, che sono appunto l'intelligenza emotiva e l'innovazione applicata allo studio dentistico. Lo fa attraverso un metodo, il Framework Dental Office 4.0, il cui punto di arrivo è un piano di azione specifico per il dentista. Cos'è questo corso quindi? È un corso per migliorare le proprie capacità comunicazionali, un corso per facilitare il processo di cambiamento attraverso una maggiore consapevolezza di sé, un corso dove investire il tempo per fare il punto sul proprio stato attuale e su quale direzione intraprendere. A fine corso avrai definito la mission e la vision del tuo studio, avrai un piano di azione innovativo per raggiungere gli obiettivi che tu stesso ti sei dato, avrai un check-up sul modello di studio attuale e futuro. Qual è il tuo primo passo? Richiedere maggiori informazioni su questo corso, un corso che si articolerà su 3 giorni, venerdì, sabato e domenica a Roma con un massimo di 10 partecipanti, con il tuo obiettivo finale di imparare a riconoscere attraverso la lettura delle emozioni i bisogni olistici dei tuoi pazienti, organizzare la tua comunicazione in modo da trasferire i significati in cui credi e quindi sviluppare un piano di azione capace di differenziarti dalla concorrenza. Quelle che tu vedi sono i contatti per avere maggiori informazioni. Grazie.